Si parla di calciatori giovani annoiati, lei vede ragazzi annoiati? Purtroppo sì, brutto da dire, ma sì. Sì, se non è le scommesse è la PlayStation, se non è la PlayStation è l'iPad, se non è l'iPad sono amicizie virtuali che non hanno sostanza. Cioè, oggi purtroppo ai calciatori, soprattutto in Italia, si chiede di essere lobotomizzati mentalmente, di non avere nessun altro interesse, di non poter parlare di politica, di vita di tutti i giorni, di cronaca nera, si chiede solo una prestazione e possibilmente di far vincere partite, tutto deve essere fatto nell'interesse di vincere la partita, quindi non poter andare a cena, non poter andare a fare una bevuta, di poter andare a fare due chiacchiere con un amico, di non poter andare al cinema perché se ci vai allo spettacolo delle 10:30 arrivi a casa a mezzanotte e è tardi, è ovvio che questi. Noi cosa facevamo tutti quando stavamo in casa per il Covid senza fare niente? Cosa facevamo? Trovavamo il modo per passare il tempo, no? Abbiamo visto tutti una serie, 7.000 serie messicane, spagnole, cioè, d'altra parte uno il tempo lo impiega come meglio crede, no? E poi ripeto, per me la privazione è già una tentazione. La privazione è già una tentazione. Magari c'è anche delle persone che hanno necessità di avere costantemente delle emozioni durante le 24 ore della giornata, quindi chi si butta col parapendio, chi fa jumping, chi fa queste, chi si diverte a giocare a carte, chi si diverte a giocare a bingo, chi si diverte. Ognuno deve essere libero di poter fare quello che ritiene più opportuno nel rispetto delle regole. Basterebbe, ripeto, che le regole fossero chiare, facilmente interpretabili e trasparenti. E abbiamo risolto il problema. Perché se te hai la possibilità di monitorare un conto corrente di un tesserato, se c'è qualcosa che non va, lo vedi subito. Non c'è bisogno che venga tizio a fare il paladino della giustizia, no?